Gentili utenti di Cerignola Viva, ben trovati dal Campo Cianci, dove è appena terminata la prima gara del girone eliminatorio categoria Juniores tra Audace Cerignola e Vigortrani, vinta dall'Audace 2-0. Siamo in compagnia di mister Pinuccio Crudele. Mister, è arrivata una vittoria comunque meritata, anche se il risultato vi sta un po' stretto, viste le tante occasioni create. Si è meritata ma sofferta perché queste gare non sono mai finite. Poi quando al primo tempo già abbiamo sbagliato qualche occasione da rete, alla fine la partita divenne difficile, poi comunque abbiamo sbloccato il risultato con un bellissimo gol di Casale e poi il doppietto Monopoli, quindi la partita comunque il risultato mi sembra giusto, insomma. Mister, quanto era importante partire con una vittoria oggi in casa, considerando poi la partita di Locorotondo fra 2 settimane? Sì, ma il triangolare è un cammino da parte particolare, perché anche se vince la partita non hai fatto niente. Abbiamo, già l'anno scorso abbiamo vinto la prima partita e poi siamo andati a quarti di Bari, abbiamo perso e quindi siamo stati eliminati, insomma. Quindi è difficile. Abbiamo fatto un piccolo passo, ma sicuramente fra 2 settimane a Locorotondo sarà dura, insomma. Oggi ha riproposto il modulo comunque della prima squadra, il 3-4-3, con alcuni interpreti che giocano già in prima squadra, però c'è stato un po' da soffrire. Che cosa è mancato un po' sotto porta, viste le tante occasioni create? Forse è mancato un po' di cattiveria, quella giusta per poter realizzare le occasioni che abbiamo creato. È un modulo riproposto in modo prima squadra perché i ragazzi sono più abituati ad esprimersi in quel modo, perché già con Mister Gallo loro si esercitano con quel modulo e quindi ho riproposto questo modulo. Però è sempre difficile assemblare i ragazzi alla Juniores con quella prima squadra, non è facile. È solo che i ragazzi che giocano nella Juniores comunque sono ragazzi amici del posto, tutti quanti, che sono passati tutti dalla Juniores, quindi sono quasi tutti Juniores. Mister, chiudiamo con una nota lieta, quella di Marco Monopoli che dopo il gol è venuto ad abbracciarla dedicandogli appunto la rete. E beh, i vari Monopoli, Gasparro, Sante, Russo, Pellegrino, mancava Fiorino. Questi sono tutti i ragazzi che ho cresciuto e quindi comunque sono affezionati. Ecco perché diciamo che non è facile assemblare, però siccome noi ci conosciamo e li ho cresciuti e so come giocano, per me è una cosa, non è così difficile, ma rimane facile questa cosa, insomma. Ok, grazie mister, complimenti. Grazie a voi. Siamo con l'attaccante dell'Audace Cerignola, Agostino Casale. Agostino, è arrivata la prima vittoria importante in questo mini girone, una vittoria importante appunto per partire bene. È una vittoria molto importante anche e soprattutto dal punto di vista del morale, perché ci serviva molto, anche perché è un girone, è un triangolare dove chi vince va avanti e chi non vince giustamente se ne va a casa. Quindi dobbiamo per forza vincere perché siamo in casa e dobbiamo dimostrare che noi siamo l'Audace Cerignola. Dal punto di vista personale è arrivato un gol, la zampata decisiva anche nell'azione del secondo gol, quanto sei soddisfatto? Sono molto soddisfatto anche perché era un gol che volevo, perché soprattutto un gol molto importante, soprattutto di peso, no? Ho fatto anche l'assist a Marco e quindi sono molto felice per questo. Speriamo che pian piano il presidente, anche da parte della prima squadra, riuscirà a vedere e a portarmi in prima. C'era appunto il presidente, tutta la società, Mister Gallo, i giocatori di prima squadra. Quanto è bello segnare davanti a loro. È molto bello, è diciamo l'ambizione di tutti noi ragazzi che giochiamo nella Juniores. A me è successo e mi ritengo molto fortunato. Per chiudere, quanto è più facile giocare con gente che gioca comunque già in prima squadra come Amoruso, Russo, Monopoli? Sì, è molto più semplice anche perché gli schemi di gioco loro già sono molto preparati su questo e quindi mi trovo molto, diciamo, il gioco è molto più fluido, no? E quindi per questo anche ci è servita quindi una mano da parte loro e siamo riusciti così a vincere questa partita importante. Ok, grazie Agostino e complimenti. Grazie.